Sono Alberto Olivieri, benvenuti a tutti. Questo è il notiziario di Senigallia Notizie di martedì 3 di agosto. Vediamo insieme i titoli: Senigallia teppisti in azione, scassinati distributori vicino alla Chiesa della Croce. E poi a Palazzetto Baviera termina il ciclo Oscure storie di donne dell'anno 1000 e dintorni. Le Marche celebreranno la giornata per il diritto al divertimento sicuro. Questo e altro, tra poco. Ancora ben trovati. Senigallia, teppisti in azione, scassinati distributori vicino alla Chiesa della Croce. Un bottino di circa 50 euro a cui si aggiungono i danni arrecati alle apparecchiature. Un gruppo di giovani avrebbe prima sfondato il vetro per prendere delle lattine, circa 60. Poi, non contenti, avrebbero forzato il macchinario per raccogliere anche le monetine contenute al suo interno. Cambiamo pagina. Manifesti, no vax e no green pass affissi in diverse zone di Senigallia. Al momento sono stati segnalati lungo la statale Adriatica Sud e sul muro di cinta dell'area ospedaliera. Affermazioni no vax e contro il green pass che entrerà in vigore il 6 di agosto anche in Italia. I manifesti sono stati fotografati e postati anche sui social, dove è scoppiato il dibattito. A Palazzetto Baviera di Senigallia termina il ciclo Oscure storie di donne dell'anno 1000 e dintorni. L'ultimo appuntamento mercoledì 4 agosto alle 21:15 con la storia di Beatrice Cenci. Sarà celebrata l'8 dicembre di ogni anno la giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza. L'ha deciso l'Assemblea legislativa delle Marche approvando all'unanimità la proposta di legge per la sua istituzione sottoscritta da tutti i capigruppo consigliari. Primo firmatario il presidente Dino Latini. Al Villino Romualdo di Trecastelli la presentazione del libro di Anna Pia Giansanti, Lady Elizabeth Westbeth Holland, Regina d'Europa, la storia di una giovane donna del Settecento tratta dal suo diario. Avverrà tutto questo giovedì 5 agosto alle ore 21. E ieri sera ad Ostravetere, serata d'apertura del Monte Sax Nuovo Festival, e diamo un'occhiata appunto al servizio di Giordano Rotatori. Un'esperienza davvero emozionante, quella di calcare il palcoscenico, se lo possiamo chiamare, di un antico anfiteatro romano nella zona archeologica di Ostravetere, che ha rappresentato l'avvio della terza edizione del Monte Sax Nuovo Festival. Astor Piazzolla, attraverso la voce recitante di Francesca di Modugno, ci dice che il tango è un pensiero triste, ci libera da questa tristezza perché ci dona la possibilità di liberarci attraverso la musica.
con il tango sfrenato, e da lì di nuovo nell'emozione struggente, perché attraverso tre battute di archi l'anima si stacca dal corpo, si libera e sale. Questa sera abbiamo visto l'anima salire. Grazie veramente a tutti questi partecipanti che vengono da ogni parte d'Italia, tra il pubblico persone che vengono da Milano, Padova, Benevento, Rieti. Questo è Monte Sassnovo Festival, un festival per tutti, un festival che dal territorio chiama l'Italia e si unisce all'Italia in nome della musica, della grande musica. Grazie. A Castellone di Suasa la settima edizione della serata Poesia e Musica è per giovedì 5 alle 21.15 presso il piazzale scolastico in via Diaz, nel rispetto delle norme Covid, l'appuntamento con la settima edizione di Poesia e Musica. Le poesie saranno alternate dalla bellissima voce della cantante Maria Luna. Uscito nei giorni scorsi il girone del campionato di Serie B della Golden Gas per il 2021-2022, un girone abbordabile tutto sommato dal punto di vista delle trasferte. La Golden Gas dovrà andare in Abruzzo, in Emilia Romagna e nel Lazio, oltre che nei campi delle altre marchigiane, ma piuttosto ostico dal punto di vista tecnico. Ci sono almeno 4 formazioni che puntano dichiaratamente alla Serie 2. Saranno invece 5, Golden Gas compreso, le formazioni marchigiane: Senigallia, Iesi, Ancona, Civitanova e Montegranaro. E adesso un'occhiata alla foto del giorno. La foto sul nostro sito, lo scatto di oggi, è di Luca Comodi dal titolo Alba sul Cesano. Votate la foto sulla nostra pagina Facebook, le foto con più like riceveranno un premio, 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagini di Senigallia. E adesso diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo di mercoledì 4 sulle Marche. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di circa 29 gradi, la minima di 19, i venti saranno moderati, mare poco mosso, attenzione, allerta meteo prevista, il vento. Grazie per essere stati con noi anche in questa edizione e come al solito l'appuntamento è rinnovato per l'edizione di domani. Vi aspetto. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.